Per te quella che si è appena conclusa è stata una stagione importante, lontano dall'Italia, in Russia. Sì, ho fatto questa esperienza in Russia con la Kamaz Grozny, adesso ho finito, adesso stiamo aspettando qualche telefonata sperando che arrivi il prima possibile. Non è semplice allenare in Russia, un paese molto diverso dall'Italia, con una lingua, anche un alfabeto diverso da quello nostro, da quello italiano. Il tuo sogno, come dicevi, è allenare in Italia, l'obiettivo è una panchina di Serie C, di Serie D, ti chiedo. Beh, sicuramente l'obiettivo mio è di allenare, poi bisogna vedere che progetti ci sono, però una Lega Pro, una Serie B, una Serie C, una Serie D, l'importante è iniziare. Sono stato qua fino alla primavera della Juve e del Pescara, adesso vediamo un po'. A proposito di Pescara, da Grozny comunque avrai seguito questo campionato del Pescara che si è chiuso da poche settimane, sofferto, però era fondamentale, importante conservare e mantenere la categoria, la Serie B, e questo è stato fatto alla fine. Sì, dai, è andata bene perché comunque si era partiti con altri propositi, poi con l'arrivo di Mister Pillone la squadra è riuscita a salvarsi e adesso speriamo che il prossimo anno il Pescara possa fare grandi cose, perché è una città che merita e io vivo qua a Pescara, quindi ormai sono anche un tifoso del Pescara. E hai allenato la primavera del Pescara, il sogno un domani di sedere sulla panchina maggiore del Pescara? Ma è normale, è il sogno di tutti, io cerco di lavorare duro per essere un giorno pronto, non si sa mai.